Io credo che in questi giorni si spendono giustamente molte parole sulla strage di Capaci e su tanti avvenimenti, tante persone che ricordiamo, e non vorrei che ognuno di noi dovesse ripetere più o meno le stesse cose, quindi mi ritaglio una piccola riflessione da fare insieme a voi. Io voglio chiedermi come mai, anziché calare l'oblio, sul ricordo di Falcone ogni anno cresce l'attenzione, cresce l'affetto, si moltiplicano le manifestazioni non solo a Milano, non solo a Palermo, ma in tutta l'Italia. Ci deve essere una ragione, e la ragione certamente più semplice che viene davanti alla nostra immaginazione è il fatto che Falcone è stato un uomo straordinario, che ha inventato con Chinnici e Caponetto un sistema di indagini veramente decisivo, che ha lavorato indefessamente al maxi processo, che ha saputo far parlare alcuni pentiti che con altri non si sarebbero aperti, che ha dato quindi un contributo formidabile alle indagini, un eroe insomma. Ma questo non basterebbe ancora, perché purtroppo di eroi ce ne sono molti da ricordare. C'è qualcosa in più, forse in Falcone riusciamo a riconoscerci tutti, forse in Falcone riusciamo a riconoscere un uomo che è eroe da un certo punto di vista, ma è anche capace di una profonda umanità. Io di Falcone voglio ricordare anche il suo rapporto di amicizia con Borsellino, gli scherzi che Falcone faceva nell'aula del tribunale al collega Borsellino ricordando alcuni suoi trascorsi giovanili, il tono sorridente con cui affrontava qualunque situazione. Io ho visto Falcone all'epoca della mia presenza al Consiglio Superiore della Magistratura in parecchie occasioni. Ricordo di averlo visto preoccupato in qualche modo soltanto dopo la vicenda della bomba alla Daura, perché in quel momento Falcone capì che c'era qualcosa più forte della scorza, qualcosa più forte della protezione che gli potevano dare, se perfino una talpa aveva potuto infiltrarsi tra i suoi addetti più vicini e più fidati, e solo allora cominciò a preoccuparsi realmente. Ricordo un'altra vicenda, un'altra volta, un ricordo personale, una volta che Falcone si sottrasse alla scorta a Roma e uscì con due amici, uno dei quali ero io, dicendo tanto non se ne accorgerà nessuno, e ci trovammo in un locale in cui poi a un certo punto arrivò una bottiglia offerta da un signore lontano e Falcone per un momento impallidì, perché quel signore era uno su cui stava indagando, e capì che non c'era nessun momento in cui poteva ritenersi al sicuro, e tuttavia sorrideva, scherzava, quando io e il collega che eravamo con lui esprimemmo una certa preoccupazione, perfino per noi, lui scherzava e ci prese in giro dicendo ma non è difendendosi in questo modo, perché la mafia se vuole può decidere quello che vuole, noi dobbiamo combatterla fino a distruggerla dalla radice, non vincendo una singola battaglia. Ecco che cos'era Falcone, un uomo in cui ognuno potrebbe riconoscersi, quello che molti studiosi importanti hanno definito l'eroe mite, chiarendo con questo che mitezza non vuol dire affatto mancanza di fermezza, vuol dire essere eroi e saper essere uomini. E è per questo che noi ricordiamo con tanto affetto Falcone, è per questo che la sua memoria non viene meno anche col decorso degli anni, e lo ricordiamo oggi come 20 anni fa, perché Falcone avrebbe potuto anche essere uno di noi, uno più grande, uno più bravo, ma un uomo come noi esposto a tutti i rischi, ai pericoli, alle tentazioni di cedere alle mille lusinghe di una società degradata come la nostra, e che tuttavia seppe resistere, dandoci in questo un grande insegnamento importante, che cioè
Noi abbiamo la mafia anche in casa. Sappiamo che dobbiamo difenderci dalla mafia con tutti gli strumenti possibili, non solo con lo strumento giudiziario, ma anche con l'attenzione di tutti i cittadini, con la presenza quotidiana, con la segnalazione di quello che avviene sotto i nostri occhi. Non sono solo le banche che devono segnalare, sono anche le intelligence che devono muoversi, segnalare per tempo la presenza di associazioni mafiose sempre più potenti, che però tendono a inabissarsi e a non farsi vedere e che quindi sono più inafferrabili. Ecco la capacità che bisogna avere e il concorso che dobbiamo mettere tutti in questa grande battaglia. Se vogliamo davvero ricordare Falcone con sentimento, con comprensione, come esempio soprattutto per oggi, per il presente e per il futuro, noi dobbiamo assumere l'impegno di essere per quanto possibile, nelle nostre limitate possibilità umane come lui, essere capaci cioè di affrontare un nemico temibile col sorriso sulla bocca, con la forza dei sentimenti e soprattutto con la forza della nostra compattezza e della nostra unità. Thank you.